E ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel video Mods and News del lunedì. Oggi ne vedremo delle belle, come al solito, lo sapete, vedremo le mod uscite, le mod che devono uscire, insomma tutte le novità che vi possono interessare. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un lampo. Ebbene sì, iniziamo intanto da questi aggiornamenti, Ledland Management, solo PC. Cosa fa questa mod per chi non la conoscesse? Fa una cosa che fa anche altre mod, perché anche l'Enhanced Vehicle lo fa, però è la mod che vi permette di gestire le capezzagne. Una mod molto particolare, va un attimo capita, va un attimo impostata, è una sorta di misto fra la GPS e qualcos'altro, però diciamo che insomma può essere utile. Però solo per i temerari e direi anche in parte gli svogliati, volendo, perché ripeto, vi fa la manovra a fine campo. Gli amici di HR Forstum Farzeugbauker, da un po' che non si sentivano, hanno fatto aggiornamenti alle loro mod. Ci sta sempre che arrivino. Questa è una sezione di piattaforma, diciamo una pesa, quindi l'hanno aggiornata PC. E console. Vari altri aggiornamenti interessanti, questo Small Horman Garage ce l'ho anche nella serie N13, ci sta come cosa. Hanno aggiornato anche il John Deere 5M PC e console, per chi se lo fosse chiesto da dove derivava quello sull'Olmacra, che tra l'altro comunque c'è sempre il link in descrizione in ogni video, però sappiate che insomma è questo PC e console anche lui. Vari altri aggiornamenti particolari. Tutta una serie di aggiornamenti, il più importante direi l'Orkan Z310 PC e console del caro Deus Volt, che ve l'ho presentato in un video dedicato, video quello relativo insomma agli autori di farming. Ecco qua che ha aggiornato, ha sistemato alcune cosette di questa mini trincia molto molto particolare. Poi proseguendo pian pianino incontriamo anche le novità. Una delle varie novità è questa, il prefab sound per l'MB track. Lo aspettavo, l'ho ascoltato, diciamo che più sì che no, non so neanch'io se sistemarlo, vedrò. Comunque il prefab come al solito va installato in qualche maniera nella mod. Diverse le strade, l'unica cosa che per certo vi dico è che non basta scaricarlo e trovarlo, no, bisogna comunque in qualche maniera, ripeto, installarlo. Decorazioni agricole del caro Offi PC e console, direi un pacchetto diciamo abbastanza semplice da un certo punto di vista, direi sì, semplice però non come dire non appesantire magari alcuni aggettivi, mi sembra leggermente, come dire, base, però insomma ci sta tra le varie decorazioni, insomma, come dire, può essere comodo, tra l'altro anche console. Poi una piccola sezione, diciamo un recinto all'aperto per le pecore, può essere utile come no, però ve lo segnalo per PC e per console e ci abbiamo dedicato 5 secondi perché ci stava. Vabbè, dalla Welker Farm abbiamo dei posizionabili, c'entrano Mapper Paradise PC e console, perché loro hanno fatto quella famosa mappa che si basa su un'azienda agricola, diciamo vera, negli Stati Uniti, insomma, per chi è interessato, trova alcuni pezzi qua. Ma andiamo alla seconda pagina e vediamo cosa c'è. Qua le novità, diciamo, sono tante. Infatti, già su questa riga qua, cari miei ragazzi, vedo la New Holland, ne apro una a caso perché una è anche per console, l'altra ovviamente no, ma perché differisce di un qualcosina, adesso vi spiego. Quindi avete un'imballatrice New Holland, ma andiamo subito a vedere la versione PC, eccola qua, che ha la possibilità, quindi l'aggiunta del Twine Add-on di Mod Passion. Quindi se la volete più realistica col discorso reti e tutto quanto, avete questa versione che è per PC, altrimenti l'avete in versione anche console, che non è che sia tanto più semplice perché comunque la mod è molto curata, come vedete ha diverse configurazioni, sapete è una garanzia for demodding, lo ritroveremo anche dopo, quindi ci sta insomma, ecco, quindi una o l'altra versione va bene. Finalmente anche da Farmer Boy per PC e per console c'è stato il rilascio del Fiat 666, che poi diventa anche 766, e un'altra versione della stessa macchina 7066, più un'altra ancora, poi vabbè qua ci saranno tutte scritte. Tra l'altro
per la versione PC e c'è anche la versione, insomma, è ready, diciamo, per la Simpolis. Sì, quindi insomma l'avete visto un paio di volte nella serie Entrantin, ora è tutto vostro, sappiate che c'è. Questo holder purtroppo non l'ho ancora provato, ma era una di quelle mod che avrei voluto provare, diciamo, immediatamente. È praticamente un motocoltivatore con tanto di attrezzi, però vedete c'è l'aratro, un coltivatore appunto, una seminatrice, voi lo accendete, ci salite, e dice addirittura che risparmiate tempo perché il coltivatore è 1,60 m, quindi in poco nulla riuscite a coltivare. Insomma, secondo me, vabbè, l'idea voto 10, la qualità, devo essere sincero, sembra Farming Simulator 13, però ci può stare su un mezzo del genere perché insomma dai, ci sta. Purtroppo è solo PC, io spero per voi che arrivi anche per console. Poi mappe, vediamo velocemente questa Envira Farm, però mi dà l'idea che, come dire, è abbastanza semplice fin troppo in terre lontane brasiliane, non so se arriverà un'espansione, e tra l'altro è solo PC, quindi interessa ancora meno a noi sinceramente. Lodi Govo PC e basta, sembrerebbe interessante, carina, non so perché è stata votata con poche stelle, probabilmente chi l'ha provata magari non gli è piaciuta, oppure magari ci sono sempre i soliti haters. Come campi sembra interessante, mi ricorda tanto la Zio Cho, non così tanti come la Zio Cho, ma abbastanza, e purtroppo appunto ripeto solo PC, forse per il peso perché ha sforato di poco un giga e su console non si può andare, stava che fosse forse che limitasse un attimo le sue intenzioni. Qua avevamo già visto il supporto anti away from keyboard, quindi probabilmente se uno sta fermo per più di un tot in partita viene o bloccato, buttato fuori, però ve la cito così velocemente, non è qualcosa che ci interessa particolarmente. Zucche siamo lontani da Halloween, non so perché in aggiornamento, comunque vabbè. Unia avevamo visto anche la settimana scorsa, se non erro, questo pack. Sì, adesso io non vorrei avere un déjà vu, l'hanno già riaggiornato, però vabbè, ci sta. Aggiornamento per STV del Kun, di Pascal per il Komatsu, che devo dire la sincera verità, mi ero scordato che esisteva un muletto della Komatsu, sembra carino, interessante, un'ottima alternativa, muletti non ce ne sono tantissimi, alla fine sono sempre gli stessi, quindi ci sta. Poi vabbè, anche in versione Lizard, però è un po' diverso come vedete, quindi è un po' più piccolo, ha fatto un paio di aggiornamenti, quindi ottima cosa. Blauea con New Holland T7, sempre solito ottimo autore, onesto diciamo, con versioni e con diverse edit dei trattori più amati, diciamo, che ci sono in giro. Io li uso poco, ma perché ho altri gusti. L'aggiornamento di Kastan 18 del Mantis X, vi ho presentato ancora lui come autore. Vari aggiornamenti di mappe da The Old Farm Countryside Ersheba, può essere importante per via che ha diverse produzioni, diverse peculiarità, quindi sono quelle mappe un po' particolari che avevamo già comunque visto e incontrato in Modern News. Deve piacere, però tante faccende ci sono da fare, comunque anche per console è sempre un'ottima cosa. Galgenberg, beh ragazzi, qua ha rifatto un altro aggiornamento e questa volta non serve, perché da qualche parte c'è scritto, eccolo qua, non serve il nuovo salvataggio. Se prima serviva dalla versione 1 alla 2, dalla 2 alla 2.0.0.1 non serve. Ha fissato e aggiunto alcune cose. Questa è una mappa, comunque, ragazzi, fidatevi. Definitiva per chi ama le mappe semi-alpine, diciamo, non è esageratamente alpina, quello no, non è una Valken, però è veramente un'ottima mappa. E comunque per versioni, diciamo, tedesche, quindi come le chiamo io, sandali con i calzini, è veramente un punto di arrivo su questo Farming 22. Qua da Holo abbiamo un trigger, diciamo, se così si può chiamare, che fa sì che i coperchi, le chiusure, i teli e tutto quanto, quando arrivate lì, non si aprono più in automatico, ma dovete essere voi, diciamo, è una forzatura e basta, però solo PC, ovviamente essendo uno script, può aumentare sicuramente il realismo, può far comodo, però non è che, secondo me, cambia la vita. Qua c'è un'estensione di leasing che va, come dire, avevo letto, poi ho dimenticato cosa fosse. Vi dice che quando noleggiate un mezzo, poi avete anche da ripagare i costi di manutenzione, eccetera. Anche qua, ovviamente, lascio a chi è interessato, poi vedere effettivamente se gli interessa come descrizione, se funziona, come dicono, eccetera. Altrimenti pace, insomma, però
può essere interessante. Una casetta, che devo dire la sincera verità, carina e interessante, però mi era caduto sul click del mouse, anzi della pennetta sopra la tavoletta, e quindi ci sono entrato anche se non volevo, ma vabbè, l'abbiamo vista con questa scusa. Poi, questo qua, Water Lilies Mix, praticamente avete delle ninfee, o comunque, come dire, vegetazione, se così possiamo dire, per abbellire le vostre farm nella zona stagni, paludi e compagnia bella. PC e console fa parte appunto di decorazioni. Castor, sempre una garanzia, PC e console con un sistema di bunker silo modificabili, adattabili, posizionabili in maniera differente. Semplici, però come al solito sempre sempre molto validi anche come impostazione, perché ha tanti elementi, diciamo capannoni, decorazioni. Questo già mi intriga di più perché PC e console, avete dei box di metallo e di legno. In realtà vedete, abbiamo queste due versioni, infatti appunto legno e metallo, che servono appunto per stoccare e portare via patate e probabilmente anche le barbabietole. Infatti ci c'è scritto potatoes and sugar beets, quindi può essere molto interessante come cosa. Celon, della, mi sfugge il nome, della Strautmann, giustamente, ecco, PC e console, mancava, serviva, eccolo qua. In realtà sembra più una edit, interessante comunque se uno ricerca quella mod lì. Un coltivatore Hackpill Rilek XL del caro Gem Z arriverà quasi sicuramente anche per console, perché di solito se non è possibile averlo col marchio lui ve lo porta sotto Lizard, quindi ricordatevi dell'autore. Poi vabbè, andrei avanti perché vabbè, Euromilk Virtugan è una specie di Thunhammer solo PC, quindi va bene. Lizard è un Kamas versione console anche, può stare. E arrivo a Vectorman, caro Vectorman, che qua ve la porta solo PC, ma poi c'è la versione Lizard, quindi anche per console, della Diamant, bellissima, Halbach Diamant, cipatrice semovente, che nell'ultimo capitolo di Farming Simulator 19 era stato White Bull Modding a portarla. Lui l'ha rifatta da zero, non è il modello di White Bull Modding, almeno per quanto mi risulta, quindi ottimo mezzo sicuramente da utilizzare in carriere dove avete da fare un po' di silvicoltura, perché insomma una cipatrice semovente non ce ne sono tante in giro da avere sicuramente. Frontier, cari ragazzi, l'ho vista, è molto particolare perché se guardate tutta la mappa qua, i campi sono tutti qua, mentre qua cos'è? Sono delle zone simili al deserto, vedo le macchine, diciamo, per estrazione petrolio, quindi una mappa molto molto particolare che in un'unica mappa raggruppa diverse, come dire, diversi scenari. Mi è stata consigliata anche dal caro Pietro, che è il mio consulente per le console, infatti la mappa è anche per console, quindi diciamo che se volete un qualcosa di particolare potrebbe essere questo il caso vostro, però ripeto, molto particolare. JMZ con un aggiornamento dell'Agros Mass Falcon, queste le avevamo viste in diversi Modern News fa, diversi capitoli fa di questo stesso format di video, sono delle texture di 4D Modding che vi fa vedere che se avete una certa tipologia di interratori in realtà più che altro solo i tubi più le botti del liquame, andate sui prati, vi mostra una bella texture differente, anche questo è un prefab, quindi va inserita nelle cartelle, non va solamente scaricata. Sempre 4D Modding con il Lizard di un carro miscelatore, che sarebbe un Mac, non mi ricordo il nome, però sì, Mac Fiber 365, ma il McKinnon forse, non mi ricordo. Comunque PC e console è un aggiornamento, anzi scusate, una novità, scusate, e ci sta perché insomma per carriere inglesi può, diciamo, essere utile. Case versione 1255 1455 XL PC e console, sembra molto carino, molto molto ben fatto, spero sia all'altezza anche di sound e tutto, non l'ho ovviamente provato, ha anche animazioni di aperture porte e finestrino dietro, insomma, quindi da provare assolutamente, perché insomma ce n'erano degli altri, però essendo anche per console magari un trattore in più agli amici da console appunto male non fa. Aggiornamento della Dynamic Field Prices, che va, diciamo, come dire, essendo script è solo PC, comunque va, come dire, a far sì che se comprate dei campi vicini può essere che, come dire, il prezzo si modifichi, insomma bisogna, come dire, andare un attimo ad approfondire questa cosa. L'ho inserita ancora in diverse partite ma non è che mi abbia mai cambiato più di tanto.
aggiornamento per la Rain Pain che abbiamo visto la volta scorsa o due volte fa. Poco male l'aggiornamento, nel senso ha sistemato poche cose, però era una mod che diceva che danneggiate di più l'attrezzo se lavorate durante la pioggia o dopo che ha piovuto. Insomma, ci sono delle varie... è una mod che fa dei danni, diciamo, all'attrezzatura. Ci può stare, chi è interessato ovviamente come al solito va a vedere nel dettaglio. Aggiornamento della crop rotation, che è praticamente l'effetto di rotazione delle colture nei campi. Quindi cosa succede se invece che mettere sempre frumento nello stesso campo lo alternate con colture che ha senso che siano alternate, riceverete un bonus maggiore di rendimento. Insomma, qua hanno aggiornato, hanno fissato alcune cose riguardo il multiplayer, eccetera. Insomma, chi la utilizzava ovviamente sappia di aggiornare. E concludiamo brevissimamente: hanno aggiornato la manual attach, solo PC anche questa, la mod famosa che vi permette di attaccare gli attrezzi a mano. Quindi di solito si attacca timone, campana o quel che è, idraulica e cardano o fili elettrici per gli stop, eccetera. Vari aggiornamenti, ci sta. Ovviamente sono uscite anche le patch per farming, quindi magari anche le mod devono un po' adattarsi. E la Power Tools, che sarebbe una sorta di Easy Development Commands, formato, come dire, semplice, e che sinceramente, essendo appunto che esiste la Easy Development Commands, Controls, anzi scusate, questa viene un po' meno, era utile all'inizio quando ancora non c'era, però se qualcuno è ancora affezionato, io ce l'ho per il comando rapido per salvare, c'è ed è stata aggiornata. E dal blog di farming cosa dobbiamo dire? Abbiamo già visto la tuta di Iron Man, che non ci interessa nulla, ma è già più interessante, anche se vabbè è più una notizia. La Precision Farming ha fatto 3 milioni di download, però se avessi i numeri alla mano, pensando che magari il gioco ne ha fatti per assurdo, non so, sparo 100 milioni di download, 100 milioni di copie vendute, che anzi non mi ricordo quanti erano, però mesi fa era uscito un valore, pensare che il 3 milioni magari su il totale è ben poco, e quindi da qua si capisce che in pochi sono interessati magari a uno sviluppo del gioco verso una direzione. Alzo la mano, purtroppo anch'io la Precision Farming non è che stia lì a utilizzarla, però è una scelta e comunque penso comunque di utilizzare il gioco come va utilizzato, non sicuramente come le gare fatte male, perché capirei delle gare competitive in cui ognuno deve, non so, far più raccolto in meno tempo, però gare così secondo me lasciano il tempo che trovano. Comunque, come al solito, mio opinabile parere. Aggiornamenti dal forum, vediamo il JCB220X Excavator, in questo caso è segnato PC, ma poi passerà i test anche per console, perché è quello di Ross and Mods che vi ho presentato la volta scorsa, e quindi so già che lo vorrà fare anche per console. Quindi qua vediamo tutta la lista, e come al solito vi ricordo che alcune cose possono essere segnate in primis per PC, ma poi è molto probabile che vengano segnate anche per console. Tra l'altro vedo una cosa molto interessante di cui ne parleremo proprio, guarda caso, fra poco. E cosa abbiamo qua, cari ragazzi? Edomod che dice: a dirigere l'orchestra CR82, sì, perché il caro Claudio ha sistemato il sound del 180-90, il famoso 180-90 che uscirà presto, non sappiamo una data, ma sappiamo che sarà per PC e console. Ovviamente, come sapete, potete andare a vedere il video sul Facebook di Edomod. Come avete visto, è ready anche per la Simple EC, suoni micidiali anche solamente nel fatto di aprire un finestrino, chiudere una porta. Quindi ascoltate il sound brutale di questo 180-90 nell'accelerare, nell'accendersi. Veramente, ragazzi, questa è opera pura. Eccolo qua in tutta la sua maestà. Non vi spoilerò altro, cari miei ragazzi, se volete andare a vedere e soprattutto a sentire, vi lascio il video completo, lo trovate sul Facebook di Edo. Quindi, come al solito, per maggiori info, ovviamente il Facebook di Edo, che è uno dei suoi social,
ma soprattutto il suo sito edomod.it. Mega notiziona da 4D Modding, la sua Eston, questa famosa imballatrice, bellissima e ambitissima da tutti. Cosa succede? Uscirà anche per console. Si sono chiariti, insomma, hanno chiesto dopo una discussione, insomma, col team di test della Giants. È vero che è alta come poligoni, insomma, sarebbe una mod pesantina, però con alcune levigatine, diciamo, e con un rifacimento di alcune texture, insomma, sinteticamente con alcuni magheggi riusciranno a farvela avere anche per voi da console. Quindi aspettatela con ansia, perché è una mod che merita ed è molto 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 interessante, perché guardate qua anche quante configurazioni, non soltanto ovviamente meccaniche, diciamo, ma anche di livrea. E cari amici, qua da JM Garcia, autore molto noto, abbiamo la Vila Comax in versione PC e console, che praticamente cosa fa? È un rullo, è nella sezione roller, diciamo, serve anche perché ha tre funzioni, serve anche per la cura di prati, ma anche per, come dire, far sparire le rocce, come sappiamo. Quindi intanto vi mostro il modello, eccolo qua, sono alcune screen che mi ha lasciato in anteprima, appunto. Arriverà su Modab, ovviamente, ripeto, PC e console. Ci sono diverse configurazioni da fare lo store, quando la comprate, lo shop. E due sono le versioni, appunto, la Comax 20 e la Comax 10, con dei prezzi ovviamente differenti. Una è sugli 11 metri e mezzo circa e l'altra 20 metri. E quindi anche lì le cavallerie in gioco, 150 piuttosto che 300 cavalli. Quindi una è il doppio dell'altra, più o meno, ecco, sia come prezzi che come larghezza di lavoro. Eccola qua durante il trasporto. E basta, volevo ricordarvela perché gli autori spagnoli in questo capitolo, visto che si sono dati molto da fare e tutti portano sempre bei lavori. E qui, cari amici, da un caro abbonato nonché supporter del canale Mattia Magnu, abbiamo una lama gorilla. Mi ha dato qua l'anteprima per mostrarvi le immagini, ovviamente avrei anche la possibilità di mostrarvela in gioco. Appena divento rioperativo farò, creerò un contenuto ad hoc. Intanto ovviamente vi lascio le immagini di questa bella lama qua, che vi servirà appunto per spingere l'insilato nella trincea o fare, insomma, quello che dovete fare con una lama. Molto carina, molto interessante, e basta, sono contento. Spero, ma anche so che è stato così, che anche i corsi di Blender che ho fatto vi sono serviti per iniziare a modellare. E come al solito, cari ragazzi, siamo giunti alla fine anche questa volta di questo video. Non faccio scorrere il video perché mi servirebbe il mouse, e tutto questo video più anche gli altri li ho fatti con un braccio, diciamo, fissato, legato, e quindi, insomma, sono dovuto correre ai ripari con altri strumenti, insomma, tecnologici, per portarvi comunque il video. Detto questo, come al solito vi ricordo che se volete fare acquisti sul sito Giants, ricordate il mio codice partner Nico87. Se volete supportarmi, ovviamente ci sono gli abbonamenti, che come al solito vi ricordo che dietro un abbonamento c'è in primis l'aiuto verso di me, ma ci sono anche un sacco di vantaggi utili per voi. Quindi come minimo andate per cortesia a leggere e informarvi, che qualcosa sicuramente troverete che fa al caso vostro. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio. Ovviamente spero di vedervi presto in qualche altro video, e basta. Ciao a tutti, ragazzi.